già sono venuti a trovarmi un sacco di amici che seguono il canale, grandi, rispetto, i bro di Varese, la coppia di ragazzi di Modena. E niente, adesso entriamo perché avevo dato il puntello giustamente a quell'altro signore di Melegnano con la compagna, ho dato il puntello a lui, faccio guarda ti aspetto, tanto nel senso, faccio il passo, entro sempre gratis, non è un problema. Prima di entrare in fiera ti aspetto, e quindi l'ho aspettato e niente, mo si va in fiera ancora, rock! Adesso vi faccio vedere l'area giornalisti, campergeva giornalista, fra tutto gratis, caffè gratis, brioche gratis, poi cosa c'è, succhi di frutta gratis, tutto gratis, entriamo! Adesso andiamo nell'area blogger. È fighissima sta roba, fra. Tutto gratis. Kick. Ciao, tutto bene? Sì. È chiusa l'area? Sì, praticamente hanno tirato via tutto. Ah, ok, niente. Vabbè, no, niente, niente. Ah, va bene, dai, buon lavoro. Grazie. Saluto gli amici del canale. Ciao. Ciao. Vabbè, poco o niente, hanno chiuso l'area snack bar. Tanto il caffè, ma era giusto per fare, cioè in realtà non è che c'erano i succhi di frutta, vabbè. Comunque va bene così, ragazzi. King lo stesso. Andiamo a Vancouver. Ci sono anche i bro. Comunque ragazzi, siamo a padiglione 2, adesso andiamo a trovare Fabrizio, come sempre un bel saluto anche ad Ale. I camper sono tutti uguali, cioè non ve li faccio vedere, vabbè magari non lo faccio vedere, però sono tutti uguali. Guardate i video degli altri che fanno vedere i camper, faccio vedere la street life, fra. Comunque ringrazio le persone che sono venute a trovarmi, che mi hanno detto, già ma tu sei quello vero, io voglio vedere la vita quotidiana. Fra, camper jam al king. Allora, Jay, è qua Fabrizio. Poi giustamente spingo i miei bro, no? Qua trovate una capanna, sta facendo un ottimo lavoro sul camper. Adesso andiamo a farci dare un saluto anche stavolta. Ma magari qualche camperozzo lo guardiamo, dai. Giusto per far vedere che sono sempre uguali. Ah, eccolo qua, Membrapol. Questo è lo stand di Fabrizio. Qua ho trovato una capanna. Dio boccia su per tu. Che state facendo qua tutti insieme? No, dai! C'è Super Turismo! C'è Super Turismo! Te sei uno dei primi che ho seguito. Sei uno dei primi che ho seguito. Il piatto doccia l'ho rifatto come l'hai fatto te ed è una bomba. Sì, sì. Grande Super Turismo. Pazzesco. Vai Fabri, ero venuto qua per farti il video a te e ho beccato il muro. Hai visto? Infatti, dai, parlaci un po' di me. È successo il delirio in 2 secondi. Dici un po', facci vedere questa roba, qua sono rimasto affascinato. Questa è la piscina. Questo è il trattamento che si dà sul tetto, è un cartone che sta qua da venerdì, ma senti che non è per niente umido. No, ma l'ho sentito anche ieri. Lui invece mi diceva Andrea. Lui è Andrea, dell'Andrea Camper di Asti. Grande. Ed è il grande che mi ha fatto l'impianto elettrico su Lumi. L'ho vista, è una centrale nucleare. Lumi è luminoso grazie a, grande a loro Andrea. E NDS. Dai, grande. Sì, sì, sono dei grandi. Sei contento sono tu? Sono contentissimo. Sì. Vale. Ho già sperimentato in montagna, ho fatto qualche giorno in montagna in isolamento totale. Grande. Alla grande. Vai. Saluto a tutti. Allora, amici di Camper Jam, un saluto e a presto, magari in giro on the road. Poi ricordiamo, Andrea, dici dove ti possiamo trovare. Siamo a Scurzolengo, in provincia di Asti. Vai. Grande. Allora, siamo dentro Lumi. E dopo una attendance,
che... Tu torni a lavorare. Io torno a lavorare e te invece vai a fare un giro. Fare un giro. Però posso riprendere, sì. Sì, sì. Grande. L'impianto e facciamo finta. Facciamo un... Uno, due, tre, via! Saluta a tutti. No, tanto c'è il video sul mio canale, quindi se volete andatelo a vedere, vai. C'è tutto l'impianto. Un saluto a tutti gli tu, amici. Tu come sempre sei Fabrizio di Quattro Ruote e una Capanna. Esatto. Canale YouTube Quattro Ruote e una Capanna. Instagram uguale. Qua. Instagram, Facebook, tutto. Sempre TikTok. TikTok Quattro Ruote e una Capanna. Dove volete, e niente. Dove volete. Piastra induzione e via. Il top. Questo c'è il caffè in 40 secondi netti. Una bomba. Grande, vai. Yeah. Saluta. Ciao a tutti. Siamo stati con Fabrizio, Quattro Ruote e una Capanna, grande King anche lui. Luna ferma, mi è scappato la storia. E niente, mo torniamo al parcheggio nostro solito. So, vorrei fare una carrellata di camper, ma secondo me sono tutti uguali. Sono tutti uguali, fra. Tutti uguali, bre. Allora, c'è da dire che qua ci sono degli ottimi brand, però mi sembrano tutti uguali questi furgoni camper. Non so, se volete un video tour dei camper ve lo faccio anche, ma secondo me sono tutti uguali, fra, ne vedi uno, a parte i prezzi che sono, man, preferisco andare in giro a fare ballotta, fra, con la gente, con la gente in bro, cioè, fra, King Alien. Qua c'è il ristorante, adesso stiamo tornando al parcheggio. Comunque chi vuole passare, parcheggio lato ovest, siamo lì, ci sono tutti, bro Arcadia, Marco faccia di merda, Marco faccia da me, c'è Marco di Camper for All, Stevie Ray Blues, Fabrizio di Quattro Ruote e una Capanna stasera passa a salutarci, c'è Fabrizio e Silvia. C'è un botto di gente, fra, andiamo a fare ballotta, alle 10 di sera ci urlano, oh, vogliamo andare a dormire, vai affan. Bro.